Bentornati ragazzi sul canale di Giochi Next Gen, siamo qui su FIFA 16 nella Road to Division 1. Questa è la formazione del mio primo avversario. Ragazzi, in realtà non è il primo, io ho già fatto due partite, di cui Hanno una perso mi la è prima gara, caduta la oggi connessione devono e mi ha cambiare dato la mazzo. sconfitta, e la Se la seconda, sconfitta oggi caduta la rischia la connessione, ma me qualificazione l'ha per annullata. la Quindi, in prima stagione. realtà, è come se avessi giocato nuove partite. Speriamo, ragazzi, che ora provo a registrare nuovamente e che la partita regga. Quindi, vediamo subito come va questo primo match. Qua però ancora l'avversario prova un tiro dalla distanza senza nessun problema. Vede lo scatto subito di Bacca, anticipato Bacca. Qua sbaglia però lui. Ma Higuain al tiro, Higuain gol! Higuain nel Pipita! Subito gol del Pipita, ragazzi. Capriola per Higuain 1-0. Dopo 6 minuti di gioco siamo in vantaggio. Attenzione ancora lui che prova il tiro, grande parata di Handanovic, bella azione dell'avversario. Vince un contrasto Higuain, là da dentro. Avvisa lo scatto di Carlos Bacca. Bacca ancora. Bacca ancora. Fermato al momento del tiro. Ancora nulla da fare. Proviamo ancora il tiro, miracolo. Ma miracolo salto del suo portiere su, mi sa, Pjanic. Mira nel Pjanic, ragazzi, che tiro. Sì, era Pjanic, guardate ragazzi, che tiro di Pjanic, bellissimo. Pallone messo dentro, colpo di testa! Ancora parata. Ma alla fine lo fermo. Però recupera la palla, prova ancora il tiro fuori di pochissimo. Guarda qui il tiro, avevo capito già che si doveva allargare, infatti non gli ho dato spazio per tirare in porta. Potete sentire un altro molto esterno. Prova ad andarsene, bello scatto di Coutinho. Si è inseguito da Abate. Fa Coutinho, lo fa fuori. Coutinho ancora, grande Handanovic. Fallo dell'avversario fuori, pensavo fosse gol. Il Pipita ancora. Il Pipita ancora. Il Pipita ancora al tiro. E c'è però punizione dal limite, dovrebbe essere. Sì, infatti. Qua ragazzi, proverò a pulgarlo col Milan nel Pjanic. Vediamo se ci riesco. Vai Pjanic, pensaci tu, no, sulla barriera. E ci andiamo. Felipe Anderson deve intervenire il portiere. Bellissimo tiro a giro. Check, mette in angolo. Pjanic dentro. Attenzione, colpo di testa, gol! Colpo di testa, gol! 2-0 per noi. Mohamed Salah. È incredibile l'anticipo sul portiere che lo fa uccidere. Grande Mohamed Salah, ragazzi. 2-0 per noi. Attenzione qua il tiro, Handanovic però. Tiro qua, bravo Handanovic. Finisce la prima partita ragazzi di questo episodio con una vittoria, 2-0. Quindi i primi 3 punti nella divisione 8 li abbiamo conquistati. Ci vediamo fra pochissimo con la seconda partita del giorno. Ok ragazzi, eccoci giunti alla seconda partita. E questa è la formazione del nostro avversario. Come vedete è una Bundesliga con Alonso, Lahm, Schweinsteiger, Müller in avanti. Poi, chi altro? Non ho visto chi altro aveva, ragazzi. Comunque, è una buona Qui formazione. Piero Presumo Gemello che che, vi visto lo parla stemma dal della Galactico Lazio, sia italiano. Esplosivo Quindi, vediamo con subito come va l'innovazione questa del seconda contributo di partita. Stefano Speriamo di Handanovic. un'altra vittoria. Troppo buono. Qui ancora Guarin. Proviamo il tiro con Freddy Guarin fuori. Però, bel tiro di Freddy Guarin. Dentro. Ultimamente per Salah. Che crossa! C'è Guarin il gol! No, è Milan del Pjanic ragazzi, non è Higuain. Gol di Milan del Pjanic, bellissimo. Ottimo inserimento di Milan del Pjanic, gol dell'1-0, stupendo. Siamo subito in vantaggio, 4 gol ragazzi, guardate qui lo scatto di Pjanic, è bellissimo il tiro al volo, 1-0 per lui. Ha sbagliato tutto il Pipita, attenzione che l'abbiamo regalato palla con quell'errore. Prova il tiro, Lahm, fermato. Pjanic dentro. Pallone messo fuori, colpo di testa. Abbiamo palla con Bacca. Poi la recupera. Qui ha sbagliato. Il Pipita. Gol 2-0. Errore dell'avversario. Vediamo, sentiamo l'urlo dei tifosi. E ci buttiamo a terra, a pesciolino. Vedete ragazzi, il pressing della mia squadra, vedete, portato all'errore. E gol del 2-0. Un brutto rinvio questo di Handanovic. Pallone infatti che rimane lì, ancora palla per lui, prova il tiro, miracolo! Santo
Samir Handanovic, veramente ragazzi, Samir. Il pallone è ancora messo dentro, ancora. Gli vince un impallo. Attenzione, pallone dentro. Ancora Handanovic. Ancora il tiro, Handanovic ancora. Tiro di Müller, ancora Handanovic, ragazzi, ma non si può fare errori grossolani, i miei giocatori, veramente. Pacca dentro. Attenzione, ha visto Guarin. Guarin, il tiro. Facile da prendere per il portiere. Guarin ha sbagliato ancora, il tiro, il gol. 3-0. E facciamogli fare l'Udinello. Grande, Freddy Guarin. Doppia capriola, ragazzi. Ancora errore, messo sotto pressione. Sbaglia. E viene fuggato per la terza volta. Vedete? Guardate qua, errore grossolano. Veramente. Il Guarin non può sbagliare. Attenzione, ha battuto Abate. Prova ora il tiro, è da solo. Ma guardate Handanovic, ragazzi, santo Handanovic, veramente. Pallone dentro nella velocità di Salah, Mohamed Salah. Prova il pallonetto esterno della rete. Bacca. Guardate Bacca dentro. Per Pjanic al tiro, esterno della rete ancora. Quello per lui, la mette come al solito fuori Handanovic, ma prova il tiro però, c'è la respinta e poi buttiamo palla. Avevo capito la finta ragazzi, ma non potevo nulla, dovevo fare l'intervento per non farlo andare via in maniera troppo semplice. Handanovic, gol del 3-1, ha accorciato le distanze al 79esimo. Qui ancora il pallone viene buttato fuori, Salah, ma da dentro, verso il Pipita, miracolo! Miracolo del portiere sul Pipita, Gonzalo, Higuaín, incredibile. Qui ragazzi, provo con Pjanic a darla fuori. È un bel tiro al volo, gol bellissimo! Gol bellissimo di Felipe Anderson e qui cala il sipario. Che gol ragazzi, Felipe Anderson. Ho detto la provo a fare un tiro al volo da fuori aria e questo è il risultato. Grande Felipe Anderson, Pipita. Pallone dentro, ho visto lo scatto di Bacca. Bacca, pallonetto fuori. Incredibile errore di Bacca. Lo fa segnare Bacca, eccolo qua. E qua stavolta non sbaglia Bacca. Purgato il portiere, ragazzi, 5-1. Facciamolo risultare vicino alla telecamera. Stavolta non sbaglia Carlos Bacca. Ecco qui, ragazzi. Guardate che bel pallonetto. Qui era facilissimo, segnare. Bel gol, 5-1 per noi, partita chiusa ragazzi. Sono qua che se ne va da solo col bug, ma Handanovic ancora ragazzi. Partita finita ragazzi, 5-1. Allora, quindi sono due vittorie consecutive in questo episodio. Ok ragazzi, allora ecco qui, rimangono 7 partite e abbiamo, vedete, una sconfitta per quella della disconnessione che avevo detto e poi due vittorie di questo episodio, quindi punteremo dritti verso la promozione in divisione 7. Nel prossimo episodio ho le altre due partite che ci potrebbero dare già la promozione, non il titolo, se dovessimo vincere entrambe. Ok ragazzi, come sempre, se l'episodio vi è piaciuto vi invito a lasciare like, commentare, condividere. Se non avete fatto iscrivetevi al canale, qui nel giro dell'83 è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Bella!